Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 e come potete vedere questa è una partita che ho fatto online contro un ragazzo che segue il canale. Ora, questa partita è successa per puro caso perché in genere io difficilmente gioco NZoom 11 SD, più che altro la mattina. Io gioco principalmente la sera verso le 11, mezzanotte, perché appunto fine giornata. Accendo un attimo il gioco per appunto aggiornare i dati, prendere le ricompense e fare anche qualche, insomma, qualche sfida contro il computer e anche nello stadio contro persone online a caso che trovo lì nello stadio appunto. Ora però questo ragazzo mi trova a giocare la mattina, mi sfida, va benissimo, ci sentiamo anche su Instagram e attenzione, se voi mi vedete online su Inazuma Eleven SD, affrontatemi se volete affrontarmi, se no non mi affrontate chiaramente. Se volete affrontarmi e mi trovate online la mattina, tranquillamente potete sfidarmi. Se non rispondo subito, non chiudete la chat della sfida, aspettate un attimino che vi affronto, perché io la mattina in genere quando gioco la mattina significa che sono libero e quindi posso anche affrontare alcuni di voi, perché in genere se registro in Zoom 11 SD registro la sera sul tardi. Comunque sia, iniziamo questa sfida e insomma io avevo il team troppo forte, io ho il team con oltre 5000, quindi se mi volete sfidare sapete a cosa andate incontro, il team con oltre 5000 sono. E questo ragazzo mi ha detto: guarda, io gioco da poco, ho il team a questo livello. Mi manda la foto, vedo il livello e dico: ah, ok, sai che c'è? Preparo un team. Così, un attimino, preparo il team e poi ti affronto. L'ho preparato, l'avete visto, insomma, la potenza è quello che è. Ho messo un personaggio di rango A, anche lui ce l'aveva appunto di rango A. E iniziamo la sfida, tutti quanti ranghi D, lui ha anche un rango E che è JP. Comunque sia JP anche di rango E abbastanza forte. E stiamo 1-0 per me. Questa qui se non sbaglio dovrebbe pararmela. Comunque sia poi dopo anche lui fa un gol. Ecco, vedete, a me più che altro è andata molto di lusso. Ho sculato come non ci fosse un domani. Siamo già 2-0. Comunque sia, poi vedrete nel secondo tempo chi metterà in campo lui. E lì mi sono un attimino in mano, perché insomma non era un personaggio tanto scrauso. E la prima partita però che abbiamo fatto non è questa. Questa in realtà è la seconda, perché la prima si è interrotta a metà. La prima partita si è interrotta a metà perché laggava, il gioco laggava tipo per fare una... per iniziare la partita, il calcio d'inizio, l'ho sempre fatto io il calcio d'inizio, premo 10 secondi buoni di lag e poi parte la palla. Continuiamo, altri 10 secondi di lag e parte il tiro. Alla fine ha detto lui ha detto, io perché stavo lì ancora ad aspettare, ha detto: guarda, ho chiuso la partita perché laggava troppo, meglio rifarla. Io stavo giocando contro i bot a quel punto, ho detto: ok, chiudo tutto, chiudo e ti rimando per la partita. Ma perché giocavo la mattina, era sabato, quindi giocavo la mattina, mi ha trovato per fortuna e ci siamo sfidati. Però ragazzi, io ve lo dico, le prossime sfide, se mi trovate che volete sfidarmi, livello io sono da 5000 in su e da lì posso solo migliorare, quindi a vostro rischio e pericolo. Ora io qui non capivo perché lui stesse perdendo tempo, dico, si sarà reso? E infatti scadeva il tempo, 3 2 1 0. Io dico: boh, te la sarà presa perché sta 2-0, non lo so. A quel punto dico: cavolo. Ecco, e poi ho visto che ha fatto il cambio con Bailong. Lui ha Bailong e io no. Vedete quant'è la sfiga mia? Dico: ecco, ora che ha Bailong fa gol sicuro, perché, cavolo, White Hurricane, vuoi che non faccia gol? Vediamo se fa gol. Parte la palla. L'animazione purtroppo online bisogna vederla tutta ed è un po' una rottura. Però ci aspettiamo. Ecco, qui con Jack ho fatto un buon punteggio, ma non uso lui come difensore, anche perché è di rango D. Avrei difensori di rango A, ma il Jack che ho ora in squadra è di rango B ed è molto più forte di qualsiasi difensore io abbia, perché l'ho potenziato tantissimo. Mi fa gol e qui dico: ok, se riprende palla Bailong c'è buona probabilità
che possa segnarmi un altro gol. E qui, insomma, iniziava a stringersi il culetto. Però è arrivata la chance. Eccola qua. Diciamo che è arrivata la chance per fare gol e l'ho fatto. Io difficilmente sbaglio questo genere di tiri e avevo paura di sbagliarlo questa volta. Però per fortuna è andato bene. Poi c'ho anche la maglietta, insomma, a tema in Azzurro Eleven, Orion, ragazzi. Queste non so se ce l'ha ancora, ma l'ho presa da Diego, da Inazuma Corner. Comunque sia, qui lui tira con Flash Dance. Dovrei pararla se non... Sì, la paro a 192. Però ecco, c'è sempre appunto quel margine di errore che ti farebbe sclerare nel caso tu non riuscissi a fare... a pararla, perché punteggio 93%, insomma, non è poco. E quando non pari, ti parte l'embolo. Ad ogni modo, la partita termina qui, è andata bene. Insomma, devo dire che nonostante io abbia usato un team raffazzonato così sul momento, mi è andata bene. Forse qui ha giocato molto l'esperienza del giocatore, lui è ancora agli inizi e quindi insomma penso che abbia ancora un margine grande. Abbia un grande margine di miglioramento sicuramente. Devo dire che avere Bailong in squadra all'inizio del gioco sarà un grandissimo aiuto per quando appunto arriverà sempre a livelli maggiori. Bailong, ragazzi, è davvero davvero tosto. Però io ho la fortuna di avere Nishikage come portiere. Non è più forte, ma è uno dei più forti. E sono molto contento di averlo in squadra. È un'ottima mano. Per ogni modo, Cuc, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!